Passiamo agli interventi fine seduta. Ha chiesto di parlare la deputata Susanna Cenni. Per 2 minuti ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Come lei ha ricordato, si è spento all'età di 72 anni Francesco Nerli, già deputato e poi senatore della Repubblica, eletto nelle liste del PC e poi del PDS. Francesco nasce a Rosignano Marittimo nel gennaio del 48, svolge i suoi studi a Siena ed è lì che inizia il suo impegno politico e sindacale. Prima nel movimento studentesco, nella FIGC, poi nella CGIL, con gli edili, con i metalmeccanici, raggiungendo anche un ruolo nazionale nella segreteria nazionale della Fillea. Nerli diventa poi, negli anni 80, dirigente del Partito Comunista, assumendo nel 1983 la carica di segretario provinciale di una delle più forti federazioni italiane in quegli anni, quella di Siena. In quel ruolo fu protagonista di una stagione di grande ricambio generazionale, di rinnovamento, investendo su molti giovani nel territorio provinciale. Nel 1986 inizia il suo percorso parlamentare, prima nella Commissione Bilancio della Camera, poi nella Commissione Infrastrutture del Senato. Ed è lì che lavora alla legge che porta il suo nome e che sarebbe diventata la norma fondamentale di riforma dell'ordinamento del sistema portuale italiano. È in quel comparto che prosegue dopo il 1994 il suo impegno, godendo di stima e di riconoscimento generale, a capo dell'autorità del porto di Civitavecchia, assume poi la carica di presidente dell'Associazione dei Porti Italiani e ancora dell'autorità del porto di Napoli. È stato, e così molti Concluda. lo hanno ricordato in questi giorni, il punto di riferimento del sistema portuale italiano. Francesco capitava spesso qui, veniva a parlare con i colleghi delle commissioni infrastrutture, veniva a salutare tanti che come me lo hanno incontrato, ventenne, quando ha aperto, diciamo, le porte di un partito così importante a tanti giovani. È stato un uomo innamorato della politica, della vita, dei suoi 3 figli. Un uomo appassionato, competente, che purtroppo ha avuto anche una vicenda giudiziaria pesante da cui è uscito a testa alta. È un uomo per bene, che ci ha lasciato davvero troppo presto e che a noi tutti mancherà molto. A nome mio e del gruppo del Partito Democratico desidero trasmettere a tutti i suoi cari l'abbraccio e la vicinanza più sincera. La ringrazio. Ha chiesto di parlare la deputata Raffaella Paita, per 2 minuti ne ha facoltà. A lei la parola, deputata Paita. Grazie Presidente. Francesco Nerli ha rappresentato negli ultimi 26 anni uno dei più autorevoli e preparati